Ciao, sono Marcella Meciani, lavoro in editoria e sono una maratoneta. Voglio caldeggiare tre libri per chi corre e anche chi non corre ma lo vorrebbe fare. Il primo è un super classico, è L'arte di correre di Murakami Haruki, che ha 23 anni, adesso lui ha corso più di 20 maratone, parecchi triathlon e anche un'ultramaratona di 100 km. A un certo punto, quando ha deciso di fare lo scrittore, ha capito che avrebbe messo su pancia e che aveva bisogno di buttare via tutte le tossine che la letteratura, secondo lui, ti mette in corpo e si è messo a correre. I runner, quando parlano di corsa, sono di una noia mortale perché è molto difficile spiegare che cos'è la cosa che è correre e Murakami riesce a farlo. E quindi è un libro che ti spiega perché se ti metti a correre godi nel farlo. Spoiler alert, io mi sono messa a correre dopo averlo letto, quindi può avere effetti indesiderati. Un altro libro che ti dà la stessa sensazione, che ti spiega che cos'è la bellezza di correre, è Correre con il branco di Marc Rowlands, che è un filosofo gallese che ha corso tutta la sua vita, a circa 50 anni, spesso con i suoi cani, Don del Branco, e che è un uomo che ci spiega perché la corsa è libertà, perché la corsa è gioco e perché la corsa non serve a niente. E il terzo e ultimo libro che voglio caldeggiare è Born to Run di Christopher McDougall, che è stato un mega bestseller negli Stati Uniti, ha creato il movimento della corsa a piedi nudi, che non vi spiegherò, e che ha tante cose, è un libro di un reportage giornalistico di altissimo livello, ma che ha dentro una cosa per cui va letto assolutamente, che ci spiega perché noi uomini ex Homo sapiens dobbiamo correre, perché noi sfisicati Homo sapiens abbiamo vinto la guerra contro l'uomo di Neanderthal, che era molto più grosso, proprio perché sapevamo correre lunghe distanze nel caldo della savana. Quindi anche questo è un libro che è un must per ogni runner.